Hola, jingle bell, jingle bell, sta arrivando Natale, sta arrivando il periodo più bello dell'anno dove tutti i freni inibitori, come dire, vengono lasciati, vengono completamente abbandonati e dove finalmente siamo autorizzati a mangiare, senza nessun controllo. È un periodo bello dove si sta insieme, dove si gioisce, dove c'è le lucine, tutte le cose buone, i dolci preparati della nonna, chi li sa ancora fare, e si mangia e si sta insieme. Il problema è che questo periodo in genere mette a dura prova la nostra digestione. E se all'inizio siamo tutti felici e non vediamo l'ora che arrivi Natale, durante il periodo delle feste, nel giro di breve tempo, sono talmente tante, come dire, le esagerazioni che abbiamo compiuto, che il nostro corpo dopo un po' crolla e puntualmente ci troviamo acidità, gonfiore, mal di testa, ci piomba addosso magari un raffreddore proprio nel momento peggiore che non volevamo. In genere, se abbiamo esagerato a Natale, magari arriva Capodanno, abbiamo fatto 10.000 programmi e poi invece siamo a letto con la febbre. Come possiamo vivere questo tempo senza dover piangere lacrime di coccodrillo ogni volta? E come possiamo gioire di questo meraviglioso periodo di amore e di gioia da vivere insieme senza, come dire, ripiombare poi nell'incubo number one? Bene, c'è una strada, ti insegno quelle che sono le poche cose che metto in atto io per divertirmi, per gioire, per mangiare, senza però averne tutte le conseguenze. Basta rispettare alcuni piccoli suggerimenti che vedrai, alcuni sono molto divertenti, ma che ti aiuteranno a cavalcare questi pasti senza pericoli. Suggerimento numero uno: arriva al pasto, non dico già sazio, ma un pochino soddisfatto. Questa soddisfazione ti viene se mangi un piccolo pezzo di proteine. Se riesci, inizia da quello come prima portata del pasto, se sei tu l'ospite della serata e se puoi, come dire, a convincere i tuoi commensali a iniziare dalle proteine, ben venga. Altrimenti, prendi un piccolo pezzo di proteine e mangialo prima di recarti al tuo pasto. È incredibile l'effetto che ha. Ti serve, guarda poco, prendi un pezzettino di parmigiano, può essere due fettine di salmone, può essere una barretta proteica naturale, può essere anche un piccolo shake con proteine vegetali. Qualunque cosa tu mangi va benissimo, l'importante è che siano delle proteine prima di recarti al pasto dove devi andare, che sia un pranzo o che sia una cena. Mangia sempre, guarda, ne servono pochissime, anche 50-60 grammi, non ne servono tante. Questo ti permetterà di approcciarti al tuo pasto in modo molto più rilassato, non sarai affamatissimo e soprattutto tutto quello che mangerai, che sicuramente vedrà una buona percentuale di zucchero, avrà un impatto su di te molto inferiore. L'impatto glicemico sarà molto più lento, non sarà così da montagne russe e tu ti sentirai molto meglio, riuscirai ad arrivare alla fine del pasto in un modo molto più equilibrato. Secondo suggerimento importantissimo, mi raccomando, mangia piano, non c'è bisogno di correre. Quei pasti di Natale sono la gioia proprio perché c'è tanto tempo per mangiare. Quindi non ti buttarli come un lupo, come se ci fossero degli altri lupi affamati che stanno arrivando, per cui se non finisci tu tutto c'è qualcun altro che se lo mangerà. No, ti godi lì come se fossi un imperatore, un re, ti siedi e ti godi il tuo pasto, masticando e chiacchierando, perché questo è il bello di Natale, mangiare insieme, ma per stare insieme bene. E quindi concentrati sul fatto che c'è tanto nutrimento, quindi non c'è fretta, che non è il tuo pasto quotidiano dove devi correre perché poi devi ricominciare a lavorare. No, è festa, è meraviglioso, ce lo possiamo godere. Quindi mastica, prova per la prima volta nella tua vita a sperimentare la masticazione. Proprio lenta, 10, 20, 30 masticazioni ogni volta, ingoia che liquido e vedrai come riuscirai a mangiare in modo molto più rilassato. Mangerai tutto, gioirai, ma senza quella sensazione di pesantezza e acidità che sembra un classico dopo i pasti delle feste. Terza cosa importantissima, datti tregue durante il pasto. Come fare queste tregue? Quello che puoi fare è che ci siano degli alimenti un po' più leggeri, che si frammezzano a quelli più pesanti, perché in genere il problema dei pasti delle feste è che sono un susseguirsi infinito di cose
concentratissime, pesantissime, ricchissime. Proprio quel giorno abbiamo deciso di fare quelle ricette stra ricche, proprio per festeggiare nel modo migliore il Natale. No, tu metti anche delle porzioni di pietanze un po' più leggere. In genere i vegetali su questo ti aiutano, perché sono un intermezzo importante, ti danno un po' di tregua, ti danno acqua, ti fanno masticare un attimino, ma ti danno anche proprio sollievo per l'intestino, oltre che per il posto di digestione, sono veramente fondamentali. Lo so che nessuno te le porta, quindi quello che devi fare nel pasto di Natale, nei pasti delle feste, portare tu qualche pietanza a base di vegetali. Cucina un paio di verdure carine, belle, super super condite, super come dire, sfiziose. Magari usi qualche semi oleoso, magari puoi usare una piccola gratinatura. Fai delle cose carine che i commensali gradiscano e tu stesso vedrai che queste verdure inframmezzate alle proteine veramente ti danno sollievo. Mi è sempre capitato così quando le porto al cenone di Natale, di sentire proprio il sollievo di tutti, di vedere che c'è sul tavolo qualcosa che sia diverso dalla pizza rustica, dal secondo, dal primo. Invece c'è qualcosa anche di più leggero a cui io posso attingere per dare una tregua al mio stomaco. Altra informazione importantissima: non bissare. E la cosa meravigliosa a Natale è che c'è tanta roba nuova, tanta roba buona da assaggiare. Allora, quello che devi fare è non buttarti a «Ah, questo è buono, vai con una seconda porzione, vai con una terza». Mettiti questo come regola. Io non bisso, mi faccio il mio piatto, lo mastico lentamente, me lo godo, assaggio tutto, così posso mangiare tutte le cose buone che ci sono, ma se di nessuna di queste faccio il bis, mi accorgo che non mangio in modo esagerato, non mi alzo da tavola la sera o al pranzo di Natale che non mi riesco neanche a muovere. Perché? Perché ogni cosa l'ho assaggiata, ma in una piccola quantità. Questo vale anche per il vino. Altra regola importantissima: vuoi bere del vino? Beviti un bicchiere di vino, fatelo durare, mettilo lì e lo assaggi ogni tanto, ma non fare che anche il vino bissi, trissi, perché veramente quello si tramuta in un mal di testa micidiale, in un'acidità pazzesca. Il giorno dopo sei lì che piangi con questo fastidio e pesantezza che diventa veramente difficile da governare. Altro suggerimento importantissimo: fai qualcosa prima che inizi la giornata, come dire, fai qualcosa nelle giornate precedenti e fai qualcosa nella giornata successiva. Cosa devi fare? Devi fare un piccolo detox. Se fai questo, guarda, se dai questa tregua al tuo stomaco il giorno prima e il giorno dopo di un giorno in cui impazzirai, questo vale anche se vai a un matrimonio, è la stessa cosa, una festa, una cosa importante, ma nelle feste diventa importantissimo perché la sequenza dei pasti è notevole, è ravvicinata alla sequenza dei pasti iper ricchi. Allora, quello che devi fare è che il giorno prima cerchi di stare più leggero. Fai questo detox, quello che io chiamo restart, un giorno dove mangi soprattutto proteine leggere, un po' di vegetali cotti proprio leggeri, 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 come insegno in sautonna, vapore o saltati, e un po' di grassi. Basta, ti fermi lì, non mangi altro, così fai disintossicare il tuo corpo e bevi tanta acqua calda. Lo stesso farai il giorno dopo. Se hai cenato, hai fatto il cenone di Natale, la mattina non andare a fare colazione, aspetta, bevi acqua calda, lascia che passi qualche ora e che il tuo corpo carburi, che si senta meglio. Se dai questa tregua prima e dopo i tuoi pasti, non succederà che dopo 3-4 volte tu piombi in una condizione di tale malessere che non puoi più gioire, non puoi più andare alle tombolate, non puoi più andare a cena con i colleghi del lavoro, perché ti senti talmente disturbato che questo ti impedisce di continuare a gioire delle feste. Ultimi due suggerimenti: per prima cosa, quando soprattutto la sera devi fare dei pasti importanti, c'è un rimedio meraviglioso che io ho messo nel mio shop e che ho sempre in borsetta, che è Zim, un rimedio di enzimi sistemici, ti consente di digerire anche le pietre in modo veramente, come dire, efficacissimo. Allora, prenditi due capsule di Energy Zim prima di andare a mangiare un pasto sostanzioso, soprattutto un pasto pesante. Questo migliorerà tantissimo l'impatto delle tossine di quel pasto sul tuo corpo e ti aiuterà veramente a digerire anche quel surplus di alimenti che hai mangiato proprio perché era questo momento di festa. Un'altra cosa la puoi fare a fine pasto. A fine pasto vai in farmacia
ovviamente te lo sei già procurato prima, ce l'hai con te in tasca o in borsetta, hai un rimedio omeopatico facilissimo da trovare in tutte le farmacie che si chiama Nux Vomica in granuli, mi raccomando, e ne prendi due o tre alla fine del pasto, quando sai che hai finito. Ne prendi due o tre e vedrai che digerirai prima, che il tuo corpo si depurerà, che l'impatto con tutti questi alimenti pesanti sarà molto più leggero. E ti dirò di più, Nux Vomica la puoi usare anche il giorno dopo. Se ti senti un po' disturbato perché veramente hai fatto dei mescolamenti esagerati, sicuramente prendere la Nux Vomica ti aiuterà anche il giorno dopo a continuare a depurarti. Libererai l'intestino, ti sentirai più leggero, ci sarà meno gonfiore. Puoi continuare a prenderla anche due granuli alla volta il giorno dopo, durante la giornata, proprio per ripulirti completamente. Questi sono i suggerimenti principali. Dimenticavo forse della frutta secca, anche quella mi raccomando non esagerare, perché arriva sempre nel momento sbagliato. Puoi consumarla, come dire, puoi prepararla in piccola quantità, magari la porti tu perché la metti prima in ammollo, così togli l'acido fitico dei semi, li tosti leggermente col sale, ne fai una piccola ciotolina e la offri ai commensali, ma senza esagerare con quella quantità incredibile di frutta secca, di semi oleosi mangiati alla fine della tua cena o del tuo pranzo, perché sicuramente in quel momento ti portano tantissima acidità. E cosa dire dei dolci di Natale? Anche quelli c'è un segreto. Innanzitutto, sfiziati a preparare dei dolci naturali. Trovi tantissime ricette sul blog, nel cookbook, se sei all'interno del programma. C'è veramente tanti dolcetti deliziosissimi che puoi preparare tu, che bilanciano il picco glicemico e che non ti costringono a, come dire, a esagerare a Natale. Ma anche se hai di fronte dei buoni dolci, quello è l'unico suggerimento che devi fare. Aspetta un pochino dopo pranzo, non mangiarli subito. Convinci anche gli altri commensali a fare qualcos'altro. Divertiamoci, giochiamo a carte, la tombola, chiacchieriamo, vediamo un film se pranzo. Facciamo qualsiasi cosa, porti un po' di tempo e poi a quel punto ci gustiamo i dolci. Non li mettiamo immediatamente sulla tavola appena finito di mangiare, perché a quel punto ci danno un'acidità terribile e fanno tramutare tutto quello che abbiamo mangiato, che magari era anche buono, in un veleno inaudito per il nostro stomaco e per la nostra pancia. Se invece arrivano anche solo un paio d'ore dopo, ma anche un'ora, guarda, già è meglio, perché il tuo corpo riesce a tollerarli molto molto meglio e tu ti godrai questi dolci in modo molto più gradevole. Questi possono essere dei suggerimenti. Ti auguro un meraviglioso periodo di feste. Sicuramente poi ci daremo gli auguri anche sul blog, ma per ora organizzati, prepara dei pasti meravigliosi, goditi queste feste, lasciati andare e ricordati questi suggerimenti che possono fare davvero la differenza.